della condanna della pedofilia. Ecco, io preferisco in questo caso dire, forse l'ho detta implicitamente, anche la mia scelta, ma certamente ciascuno di noi è in grado forse di dirlo. È in grado di dirlo perché è vero che lo Stato è stato spesso oppressore, anche se in certi casi è stato liberatore. Quando le idee di Beccaria, messo all'indice, notate, quando è uscito il libro dei delitti e delle pene, le idee di Beccaria vengono assunte da uno Stato assoluto come il Granducato di Toscana, abolendo la pena di morte e la tortura. Ecco, in questo caso lo Stato ha operato non nella forma oppressiva, ma nella forma della liberazione dell'uomo. Ecco, le norme dello Stato laico, termino proprio in quiescens, diceva, cioè con una banalità, potrebbero essere in qualche modo, guardate per favore la luna e non il dito, cioè non l'esempio, come le regole di un club dove ci si riunisce a giocare. Ecco, il club non può imporre il bridge a chi ha voglia di giocare a scacchi, non può imporre la briscola a chi preferisce il ramino, però potrebbe anche, anzi dovrebbe, impedire che si giochi alla morra, perché è clamorosa e uno scacchista non riesce a concentrarsi se qualcuno fa 5-6, è così come fanno i bergamaschi, insomma, quando giocano alla morra, battendo anche i pugni sul tavolo, così come non si potrebbe giocare al ping pong per le stesse ragioni. Ecco, la disciplina del limite deve essere in qualsiasi forma di ordinamento giuridico presente, ma lasciando poi ampi spazi di autonomia e di scelta alle singole parti, siano esse singoli individui o singole comunità. Vi ringrazio. I tempi sono veramente molto stretti perché dobbiamo iniziare con la proiezione. Se ci sono un po', raccogliamo alcune domande, alcune riflessioni, oppure ditemi voi, in questo caso la scelta è vostra. Allora concludiamo qui, un attimo di attenzione vi prego, vorrei riprendere, vorrei dare due informazioni. Intanto vi ringrazio per l'attenzione che è sempre stata molto elevata e per le parole che sono state, per le riflessioni portate questa sera. Abbiamo così voluto affrontare un tema molto difficile che spesso è demandato, come al solito avviene spesso in Italia, la trasmissione di rotocaffo, quando in realtà riguardano temi quali la vita, quali la morte, e anche in questo caso un tema che è uno dei più difficili, cioè la richiesta di morte convivita. Finché vedremo parla soprattutto di questo, parla di una storia di un uomo che con profonda umanità ha scelto una strada difficile, che a noi è difficile pensare, ma in cui emerge, credo, visto che ho avuto l'opportunità di vederlo, il lato umano e la dignità di questa persona che fino alla fine lotta per quello che lui ritiene essere un diritto. Vi sono quei livelli all'interno di una società e di una comunità, il livello sociale, che richiamava anche il professore Ettore Borghi, in cui la società intende riconoscere ai suoi membri i diritti e anche gli obblighi, e vi sono dei livelli di livello personale, la moralità e l'etica personale, in cui ognuno di noi è chiamato a compiere delle scelte. Non vorrei entrare nel merito, dobbiamo mantenere però appunto il dubbio e il punto di domanda, ma su questo sicuramente è necessario forse interrogarsi maggiormente. Vuole dire una parola? Mezzo minuto. Permettetemi parola. Voglio dirvi una delle scelte relative
all'aborto terapeutico, cosa che io ho sostenuto per iscritto fino da una ventina di anni fa. Allora in quel caso si diceva, è meglio la perdita del bambino o della madre? No, ricordate, la risposta cattolica era, tu medico fai quello che devi fare se nella tua operazione una delle due, diciamo così, perisce, pazienza, la colpa non è tua. Bene? Allora io invece aggiungo per dirvi come i casi drammatici, come cattolico, ecco qui una indicazione. Io sono d'avviso che chi deve decidere, se c'è da decidere circa il bambino e la madre, gli unici accreditati sono loro due se sono soltanto da soli e il marito se c'è, va bene? Quindi il discorso deve essere tra di loro, la decisione fatta da loro è una decisione in coscienza che non può essere influenzata da nessuna autorità, né laica né religiosa, che non può essere, diciamo, guidata da nessuna indicazione religiosa, ma in forza della propria fede, lì la scelta è autonoma ed è di coscienza e nessuno al mondo potrà arbitrarsi di giudicare quello che hanno scelto, sia per una strada che per l'altra. Ecco, questo dovevo dirvi per farvi capire come la mia posizione di cattolico su questo punto è, diciamo, non del tutto allineata, ma ho visto che obiezioni a quello che io ho scritto non sono state fatte, no? E così poi dovremmo andare ad altri problemi più o meno similari. È un principio che per te ho chiesto, vabbè, ho superato il minuto, io vi chiedo scusa, però questo andava detto per i cattolici. Grazie a tutti. Qualche... Sì, sono stato qua. Ma sta andando? Sta andando? Sì, sì. Un po' di retroscena. Ah, c'è Mario Monducci anche. Chi è lui? Gente di Reggio. Siamo a Tenecitofono, il film sta per iniziare, il dibattito è stato molto interessante, le luci si sono appena spente, ma lo continuiamo e andiamo a continuare il dibattito, anche se stiamo disturbando tutta la sala.